Benvenuti e ben ritornati in questo nuovissimo video. Allora, continuiamo con Transformers 2. Nell'ultimo episodio siamo andati nella costa est, abbiamo affrontato un po' di Decepticon, abbiamo anche aiutato un po' gli umani. Vi consiglio di andare a vedere l'episodio precedente e questo è l'episodio finale della campagna Autobot. Poi porterò anche sul canale la campagna dei Decepticon. Ok, allora leggiamo. Le rovine in Cairo. Le rovine di un antico tempio nel deserto del Sahara. Ok. Sì, però volevo prima leggere. Calma. Leggiamo. Storia antica. Sam e Jetfire sono andati in Egitto per fermare i Decepticon. Trova Sam e portalo alla tomba degli antichi. Ok. Qui non ci sono missioni secondarie. Perfetto. Bloccato, bloccato, allora possiamo solo fare Optimus. Andiamo con Optimus e vi auguro una buona visione. Cerca di fonti di energia, gli antichi, la dinastia dei Krai, costruirono una macchina in grado di distruggere i soli e ricavarne energia. Ma i Prime erano vincolati da una regola: la vita è preziosa. Per questo motivo, i sistemi stellari abitati non potevano essere violati, ma un giorno un Prime infranse quella regola. Il folle. Bramoso di mietere il sole terrestre, il folle uccise i suoi fratelli, ma la macchina mietitrice fu nascosta nel deserto egiziano. Il folle non riuscì a trovarla. La macchina finì con l'essere abbandonata. La vostra specie crebbe, seppellendo la nostra storia, fino a oggi. Scorta Sam fino alla tomba dei 12 antichi. La sopravvivenza della specie del ragazzo e della nostra dipende dal vostro successo. Ecco qua, eccoci qua. Cominciamo. Dove sono i Decepticon? Eccoti qui. Dobbiamo trovare il giovane Witwicky e portarlo alla tomba degli antichi. Sul radar troverai la sua ultima posizione. Corri. Ricevuto. È una trappola dei Decepticon. Ti pareva. A quanto pare è troppo tardi. Eliminali! Eliminali tutti! Fatevi sotto. Distruggete tutte le unità nemiche! Colpo alla testa! Non male per un giovanotto, ma ovviamente siamo solo all'inizio. Vabbè, ce n'è 12 Jetfire, non ti preoccupare. Sono pochi. I tuoi sforzi sono invano. Fatto fuori anche lui. Non avete speranza di essere colpo alla testa! Ma guarda, guarda. I miei vecchi amici, i Decepticon. Colpo alla Non testa! ricordo una giornata così intensa dalla crisi missilistica di Cuba. Solo lottando potremo porre fine alla nostra contesa. Wow, Jetfire è stato a Cuba. Perfetto. Ha fatto una guerra missilistica, ok. E ora non c'è più del mirino. Attento, ce ne sono altri. Non finiscono mai, vero? Colpo alla testa! Attento, i Decepticon ti stanno facendo un paraurti così. Boh, li abbiamo uccisi tutti. Abbiamo aggiornato la posizione di Sam sul tuo radar. Vai a controllare, ma fai attenzione. Ecco qua Sam. Ora riprendi il ragazzo. Io sono troppo vecchio per aggirarmi tra le tombe. Deve farlo lui. Andiamo.
Ok. Andiamo. Sai come trovare la tomba, vero? Jetfire dice che segniamo sul tuo radio. Sì, se ce la facciamo. Lasciate il ragazzo vicino alla tomba. Noi proteggeremo l'ingresso mentre lui dà un'occhiata dentro. Eccoci qua. Davanti alla tomba. Grazie. Tornerò il prima possibile. Fai presto, Sam. Ecco qua chi ritorna. Nello scorso episodio l'abbiamo pure sconfitto, ma è ritornato, ecco. Ed era scappato, Starscream. Ecco, boh, adesso l'hanno buttato giù. Però non è solo stavolta. Stavolta c'è anche Megatron, eh. Qualcosa mi dice che dobbiamo affrontarli entrambi. Megatron, eh? Ho cercato quel ragazzo in lungo e in largo. E oggi morirà. Non avrai mai sempre. Megatron, ho visto che hai portato Starscream. Ok. Prima giusto giusto Starscream. Poi. Fatto meglio restare al museo, Jetfire. E tu devi andare allo sfasciacarrozze, Megatron. Che dici? Vieni qua, Starscream. Abbiamo un conto in sospeso io e te. Continua, Megatron, e cadrai. Prima voglio uccidere Starscream. Poi voglio uccidere Megatron. Ok, Starscream è quasi giù di vita. Distruggete il bersaglio. Vieni qua, Starscream. Desertico attaccati. Jetfire ci sta aiutando nel frattempo. Meno male. Autobot, io ordino di attaccare. Vieni qua, Starscream. Fuoco con tutte le armi. Le gambe mi fanno male al solo vederlo. Proteggiti. Autobot, ti ordino di attaccare! Attaccate gli Autobot! Non ti farò soffrire troppo. Optimus! No! Mamma mia, con 1% di vita! Sto resistendo a cosa? No vabbè ragazzi, cosa epica! Senti la mia potenza! Non durerai a lungo, Autobot! Con 1% di vita, più mi avevo messo alle strette, sono sopravvissuto. Megatron, eh? Qui ma fammi uccidere Starscream e poi ti aggiusto per le feste. Autobot, vi ordino di attaccare. Megatron, non è troppo tardi per vendersi. Non godo della sua distruzione. Mi spiace dirtelo, figliolo, ma sei in un mare di guai. Sì. Autobot, all'attacco! Autobot, ti ordino di attaccare! Ma dai, Starscream non vuole morire. E io che vorrei poi uccidere lui. Megatron, questa sia la nostra battaglia finale. Incredibile, la tua forza svanisce, Autobot. Adesso penso a te, eh. Vieni qua. Tu non vinci neanche se fosse tu giorno, il tuo ultimo giorno, eh? Nessuno si finirà mai. Le gambe mi fanno male al solo vederlo. Proteggiti. Autobot, io Starscream. Non posso vincere questa lotta da solo. Ormai Starscream è andato a KO. Andrei da nessuna parte. Bravo Optimus, diglielo, non va da nessuna parte. Vieni qua, eh. Ti piace solo sparare, ma attaccare no, eh. Basta, Starscream, vieni. Dobbiamo abbandonare questo alveare prima che la sua aria viziata ci distrugga. Ti distruggo io ora e facciamo anche per sempre. No, sei disattivato, Megatron, tanto discorso. Tutte e due a KO. No.
Ho ucciso Jetfire. Lo senti? La tua fine è vicina. Povero Jetfire. E ancora Starscream è vivo. Io abbiamo vinto. Ma la mia guerra è finita. Ho perso troppo odio. Mi dispiace, Jetfire, avevi ragione. Ho trovato l'iscrizione. I Decepticon sono qui per il mietitore. È qui, nascosto da qualche parte. Dobbiamo trovarlo. Quello, ragazzo mio, è compito tuo e di Optimus, l'ultimo dei Prime. Digli di usare le mie ali e i miei pezzi del cambio. Così sarò con voi quando compirete il vostro destino. Ok, andiamo. Abbiamo fermato il capo dei Decepticon. Adesso vediamo chi dobbiamo confrontare. Il regalo di Jetfire mi ha dato più forza di quanta ne abbia mai avuta. Ne avremo bisogno. Se il Pollen trovasse il mietitore e lo puntasse contro il sole terrestre, questo pianeta verrebbe distrutto. Allora immagino che ci convenga trovare quella macchina. Sulla base dei nostri dati si può dire che raggiungiamo gli obiettivi in poco tempo e con grande efficienza. Vuoi dire che siamo rapidi? Esattamente. È solo lento a dirlo. Una grossa fluttuazione energetica fa pensare a un disturbo a El Cairo. Forse si tratta del mietitore che cerchiamo. Ok, andiamo a cercare il mietitore. Ci potenziamo. Anche poco, però ci siamo potenziati. Perfetto. Il Cairo, una città egiziana densamente abitata. Perfetto. Devastazione totale. Devastator, un nuovo enorme Decepticon, sta attaccando il Cairo. Per abbatterlo bisogna prima distruggere le sue armi. Ok, dobbiamo uccidere Devastator con Bumblebee. Ok, B. Andiamo a sconfiggere Devastator. L'arma segreta del nostro nemico non è l'unica minaccia per l'umanità. Il più grande Decepticon mai visto ha attaccato il Cairo. Ma la città non resterà indifesa. Affronteremo questo Devastator e lo distruggeremo. Eccoci qua. Tutto tranquillo. Non è tutto tranquillo. Ok, non è piccolo, è molto grande. Il maggiore Lennox arriva con supporto aereo e mezzi di ricognizione. Tempo stimato 60 secondi. Occhi aperti. Non ho mai visto un alieno così grosso. Avrete una bella grana da risolvere. Sì. Quello sì che è grosso. Resta indietro. È come un buco nero, risucchia tutto. Se ti attira sei spacciato. Perfetto. Se ci prende, ci fa fuori subito. Vieni qua, Devastator. Chi è che... Perché mi rompi le scatole? Oh no. Fuoco su un Decepticon. Ecco qua. Ci sarà qualche punto debole che ributterà un po' di vita giù. Ma ha detto che bisognava distruggere i cannoni. Mira alle aree designate, è la tua unica possibilità. Grazie. Non è così tanto facile mirare. Fai attenzione. Qui mi spara i missili. Eliminateli. Ok. Uno fatto fuori. Due. Ne manca uno.
strappi di sistema indicano danni di medio livello. Attento. Arrivo un Decepticon, arrivo dei missili, devo fuggire. Ok, mi sono curato un po'. Cerchiamo di ritornare lì davanti e seguirlo per distruggere l'ultimo lanciamissili di Devastator. Vai B, lasciamo fare. Bersaglio Decepticon attacca. Ok, distrutto. Tutti i lanciarazzi neutralizzati. Bel colpo, Autobot. Ora non può sparare più missili. Contatto, il nemico sta attaccando. Ma come fa ancora a spararli? Ce n'è uno sotto. Bersaglio Desertico attaccato. Ok, fatto fuori. Non è facile da uccidere Devastator. Che proviamo ancora a sparargli. Ha dei cannoni laterali montati sul retro dei fianchi. Eliminali. Ok. Bravo, così li metti così e io te li distruggo. Cannone eliminato, sei a metà strada. Secondo cannone laterale eliminato. Fatto fuori. Eccolo qua. Sono entrambe armate. Taglio delle vicinanze. Colpo alla testa. Terremoto, noi stiamo qua, non ci succede niente, siamo sopra alle case, diciamo, sopra i tetti. Bersaglio nelle vicinanze, uomo. Forza, venite a prendermi. Non ti avvicinarti troppo, sei già abbastanza danneggiato. Guarda come sale. Ok, adesso ce l'ha lì. Ok, uno fatto fuori. Quello ancora armato. Autobot, all'attacco. Ok, adesso devo trovare una strategia, ma prima devo uccidere questo. Gli vado quasi davanti, ma non tanto. Ecco. Così va bene. Facciamo che finisca il terremoto, perfetto, e adesso il mio. Sì, non ho una mira abbastanza bene, faccio un po' fatica a mirare, perché si muove, allora faccio un po' di fatica. Ok, overdrive. Non è facile da uccidere, veramente. Ci siamo, Autobot! Tutte le armi sono state neutralizzate. Ora colpiscilo alla testa. Sulla fronte ha un nodo di controllo. Colpo a segno, ma il nodo è corazzato. Dovrei colpirlo ancora. Chi sarà colpo alla testa? Forza, ok, dobbiamo mirare la testa, ma se me lo lasciano fare. Vai giù, Devastator. Prendi questo, Devastator. Continuate così. Colpo alla testa. Ok, scappa B. Sì che gli manca poco di vita, ma morire in questo momento non è una delle migliori ipotesi. Spaziamo il pavimento con questi Decepticon.
alla testa! Bersaglio attaccato! No, anche loro adesso sono arrivati. Confermato, colpo alla testa. Che gli manca proprio poco di vita. Ok, aspetta che finisce il vortice e andiamo giù. Poi giù, Devastator. Ce l'hai fatta, sta crollando. Ce l'abbiamo fatta. È morto. Abbiamo ucciso Devastator. Ce l'abbiamo fatta. È stata difficile come boss fight. Abbiamo affrontato Megatron e Starscream. Ora Devastator. Forse ci manca solo The Fallen? Penso di sì. Crisi scongiurata. Devastator è stato distrutto. Per quanto fosse pericoloso, ancora non sappiamo nulla di questo Fallen. O del mietitore che sta cercando. La minaccia alla Terra è ancora in atto. La nostra mira è troppo imprecisa. Di questo passo possiamo anche accedere direttamente il pianeta ai Decepticon. Stai attento alla tua pressione dell'olio, Iron Man. Si è appena aperto uno spazio ponte sopra la grande piramide di Cheope. Il nostro nemico, il Fallen, è arrivato. Ecco. Battaglia finale. Ok, ci siamo potenziati ancora abbastanza. L'ultima boss fight è anche l'ultima missione. Ok, le piramidi. Icario, il sito desertico dove si trovano le grandi piramidi. Ok. L'ascesa del Fallen. Il Fallen è in cima alla grande piramide di Cheope. Schiva i suoi attacchi, distruggi i suoi alleati e poi abbatti il Fallen. E andiamo con Optimus potenziato. Non so se si vede tanto bene. È un po' grande come Transformer, diciamo, perché praticamente è l'unione fra Optimus e Jetfire. Lo scontro finale sarà epico. Il Fallen si è rivelato. Si trova accanto al mietitore di soli. Li distruggeremo entrambi, o per noi sarà la fine. Ok. Sconfiggiamo una volta per tutte The Fallen. Eccolo qui. Eccoci qua. Oso io, The Fallen. Devi disattivarlo. Il che potrebbe rivelarsi un tantino difficile, considerato che lassù c'è un Decepticon che si mangia altro di colazione. Ma teletrasportarsi. Come se non fosse già abbastanza tosto. Hai visto? L'hai inchiodato! Rifallo! Rifallo! Dovresti occuparti prima del Fallen. Ora. Sì, l'hai danneggiato, bravo. So che sei ferito. Ricorda, nessun sacrificio, nessuna vittoria. Buona notizia, l'hai messo in fuga. Cattiva notizia, ha chiamato i rinforzi, attento. Ok. Mai più un Decepticon resterà senza elenco. Pagheremo per l'universo, nutrendoci dei suoi segreti. Subendo troppi danni. Ok Sam, però non puoi parlare ogni due minuti, cioè. Capito che devo ucciderlo? Lo uccidiamo in Fallen, stai tranquillo.
Dove siete? Ecco qua. Un altro lì. Colpo alla testa! Colpo alla testa! Anche a un altro. Ecco qua. Vediamo se ce n'è altri. Un altro qui. Colpo alla testa! Ora tocca a te, The Fallen. Cioè, lui si può teletrasportare. Come fa? Non lo so. Che si può teletrasportare. Vuoi dai piedi? No, vai così, vai così! L'ho sentito. Ok, ci avviciniamo. Che è successo? Ok. Dove vai, eh? È finita, The Fallen. Megatron! Dove sei? Diciamo che è fuggito. Se n'è andato. Adesso ti arrangi. Dove sono che mi sparano? Ah, da sotto. Aspettate che scendo. E gli faccio assaggiare un po' le mie lame. Wow, che bello il colpo caricato. No, tranquillo Sam. Non mi ucciderà nessun Decepticon. Colpo alla testa! Ok, forse ho parlato troppo presto. Mi sta massacrando letteralmente. Ok, meglio che mi avvicino un po' la mia vita. Sì. Ok. Dove scappi, eh? Preso. Anche te. Eccoci qua, da fondo. Ok, ho attivato l'Ode 3 senza accorgermi. Sì, ma no, stai su. Che tu te ne andrai una volta per tutte. Ho chiamato amici. Fermerò io. Stai tranquillo, De Fonne. Non hai visto il livello dei tuoi danni? È un livello giù per te. Credo tu l'abbia colpito. Ora finisci! Ok, Sam mi ha dato del perdente. Va bene. Dove sei, De Fonne? No! Fai qualcosa! Non puoi salvare il mio pianeta se vuoi! Eccellente!
non posso rischiare. Ok, aspettate che mi avvicino alla vita. Dai, ecco qua. Boh, l'abbiamo ucciso. È finita The Fallen. Io sorgo e tu cadi. Parola famosa del secondo film. Che Optimus gliel'ha detto The Fallen. Bene. Abbiamo completato la campagna Autobot. Abbiamo fatto solo la campagna Autobot. Poi inizieremo anche quella dei Decepticon in un prossimo episodio. Questa serie l'abbiamo finita, inizieremo una nuova serie, però faremo la campagna Decepticon. Sono vendicati. Il fratello che li ha traditi non c'è più. Ma rimane ancora Megatron. Non sulla Terra, perlomeno. I miei sensori indicano che la nostra Nemesi è ora a bordo di un veicolo Decepticon in una galassia lontana. Grazie ai vostri sforzi, Autobot, la razza umana e la nostra hanno prevalso. Ironhide, Bumblebee, Ratchet e Breakaway. Rendo onore a tutti voi. I nostri pianeti, le nostre specie, sono uniti da una storia a lungo dimenticata, ancora tutta da scoprire. Io sono Optimus Prime e invio questo messaggio affinché la nostra storia sia conosciuta e ricordata. Perché è nel ricordo che vivremo per sempre. Ah, guarda il sole. Lo senti il formicolio sulla pelle? Che figo. Noi siamo diversi. Io trovo i raggi del sole abbastanza caldi. Ah, vabbè, lascia perdere. Comunque, è figo, anzi, fighissimo, fidati. L'ho sempre fatto. E sempre lo farò. Ok. Abbiamo concluso la campagna Autobot, spero che questi video vi siano piaciuti. Lasciate un bel like se volete, iscrivetevi al canale ovviamente per non perdere nessuno dei miei video, video stop motion, gameplay, eccetera. Per non perdervi nessuno dei miei video, in sostanza, delle cose che faccio. Boh, che dire, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like. Iscrivetevi ovviamente per non perdere il suo video, scusate che lo ripeto. Beh, che dire, nel prossimo episodio inizieremo la campagna dei Decepticon, come ho detto, e spero... Boh. Io vi saluto e ci vediamo in un nuovissimo video. Ciao a tutti!